sì. Salve, va bene. Oh. Esposto al centro della mostra arte e omosessualità. Che si è salvato. E lui? Ah no, dove sono i miei? Quali qua, ragazzi? Aspetta, aspetta. Bene, sai, Bruno, venite qui, perché questo ragazzo qui è il ragazzo dell'impermeabile di Brancaleone della Marina. No, grandissimo. Posso abbracciarlo? Come no? Abbiamo no. 25 centimetri, prova a tirarmelo su che ti dico, dai, tiramelo su. Ecco, un po' più, ecco, più o meno così, sì, così, così, ecco, questo direi che è, no, perché altrimenti ti volano via. E vale, è tutto, è, mamma mia, è tutto troppo alto. Anche queste qui. Questo qua lo allinei, ecco, ai quadri li allinei su una linea d'orizzonte che, no, una linea d'orizzonte che te li faccia vedere. Una cosa alla grafica. Più o meno, ci riesci, no? Non è tanto difficile. Una cosa alla grafica, non si chiamava Brancaleone per la chiesa. Guarda come si chiamava. Branca Umberto Leo. Lo sapevi? No, lo vedo adesso. Ieri l'abbiamo visto. L'ho trovato ieri, questo è il registro Branca del parroco di allora. Sì. Cucuzzi Leonardo. Ci siamo. La scritta sta bene a quell'altezza lì, vedi, perfetto. E allora, tra questi artisti, da Ciusa a Biagi, che io ritengo di valore europeo e non locale, benché non noti come meriterebbero, quello che ha la cifra più assoluta in realtà è Brancaleone della Romana, perché i tipi sardi o una certa natura sarda che si sente nella energia dei suoi caratteri è però totalmente trasportata in una dimensione così assoluta e così potente che queste immagini potrebbero essere di un pittore americano o di un pittore tedesco. E allora anche i quadri più sardi di soggetto, come le filatrici, non hanno una ragione di folklore, ma hanno una energia assoluta, qualcosa che li fa diventare dei tipi e degli eroi che ti guardano con la certezza di non essere collegati a niente di locale. Quindi la forza di Brancaleone è del suo essere un grande artista sardo che però non ha elementi di folklore prevalenti, ma invece assoluti, capacità di dare dei caratteri forti la vita dei personaggi. Buonasera. Salve. Ci siamo visti l'ultima volta a Oliena. Ah, vedi? Si parlava ci ritroviamo, di sì. Altre cose. Scusi, signor Sgarbi, mi hanno dato questo qua da farle vedere. Non è che gentilmente può dare un'occhiata? Sera. Che cos'è? Sono convinti loro di avere un originale. Questa è la foto. No. Sera. Sono convinti che sia un... Va bene. Guardi. È possibile? Chi sarebbe? Ora c'entra Goya? Non lo so, così mi hanno detto. È firmato? C'è scritto Grosio? Non lo so io, non lo so. Qui, grazie, ciao. Sì. Tutti i percorsi per raggiungere tutti i monumenti della Sardegna. Un lavoro più sistematico di così non era possibile. Bellissimo. Il presupposto qual è? Che un territorio più frequentato è un territorio più sicuro. Come la Sardegna notoriamente, soprattutto le zone marginali, è poco visitate, poco frequentate e poco sicure. Questo è uno strumento, senza toccare un sasso, capisci qual è la filosofia? Nel senso che è un intervento virtuale, uno con questa in mano trova anche il posto dove dormire, dove mangiare, dove fare rifornimento e tutti i siti di interesse culturale. Nicola, dai, scattaci una foto adesso, non so. Bravo. Poi ingrandita sulla tela e da lì dipingeva poi invece colore, vedeva il personaggio vero. Un reticolo. Invece adesso mi spiegano
mi spiegano che invece lui aveva un retticolo di cottone che metteva fra lui e il modello. È una cosa pazzesca, deve stare fermo lui e fermo il modello per rimanere quel particolare in quel quadretto. Si accorgono lei la mano della ricamatrice è stata retoccata? Cioè in realtà come è fatta è un po'... c'è un po' deforme. Non vuole salutare mio marito, guarda. Pronto? Come va, caro? Sì, sì. Auguri, grazie. Bravo, complimenti. Eccolo. Dica come sono. E alcuni meglio, alcuni peggio, insomma. Chi ha visto questa mostra ha partecipato al rilancio, al rinnovamento di curiosità intorno a un pittore che già poca attenzione ebbe in vita dopo 100 anni dalla sua nascita. Rinascendo in quella data, in quell'anno, si poteva chiamare, come in qualche storia generale appare, Brancaleoni Cugusi. E infatti, ne parlammo con l'amico Carta, era questa un'ipotesi. Poi io ho pensato, ma un grande artista, e non c'era dubbio che io pensassi, questo è stato il mio atto d'imperio, che Brancaleone era grande, è tanto più grande perché rapina per sé un nome di battesimo che diventa il suo nome. Leonardo, Dante, Michelangelo, Raffaello si riconoscono col solo nome, ma tutti voi sapete che quando noi andiamo a scuola ci chiamano col cognome. Perché? Perché i nomi sono più comuni, i nomi di battesimo, e i cognomi sono più rari. Quindi per avere più distinzioni, altrimenti avresti 8 Giovanni, 7 Carlo, 5 Giuseppe, e invece hai dei cognomi diversi, ognuno col nome di battesimo. È la ragione per cui l'ordine alfabetico e talvolta la firma sbagliata di taluni vede il cognome prima del nome. Vale solo nelle classifiche, cioè nella dimensione classificatoria, per cui il cognome è più raro del nome. Allora, quando uno è veramente grande, fa diventare solo suo il nome di battesimo. Allora, partendo da questa premessa, dico, ho davanti un pittore grande che nasce con me. Perché condannarlo al cognome Cugusi, che condividerebbe con decine, centinaia di altri, anche simpatici, amici, Cugusi? Allora ho pensato, c'era un appunto tra le carte degli eredi, da cui risultava che non dico lui stesso, ma qualcuno che forse scriveva o ha scritto un saggio su di lui, in particolare non ricordo se fosse Biancale, vediamo se forse c'è, chi era? Zintu. Zintu, ecco, Antonello Zintu, sardo, con molta intelligenza e come per darmi la spinta, per darmi lo slancio a questa scelta, chiama il pittore con il solo nome e con il riferimento del luogo, consacrando nella storia dell'arte il paese di Romana. Brancaleone da Romana. Questo è quello che io ho dato alla vostra città. E cioè sfuggire alla tentazione che tocca Sironi, Boccioni, di essere chiamato Cugusi. Avresti un elenco, Sironi, Boccioni, Cugusi. No, il vostro si chiama come Leonardo, Raffaello, Michelangelo, con il solo nome e con il riferimento del luogo. Leonardo da Vinci, Brancaleone da Romana. Questo è il senso dell'impresa. Allora, Brancaleone da Romana. La storia vuole, pensate un po', che questo gioco che rende il nome del vostro pittore analogo nella struttura a Michelangelo da Caravaggio dipenda anche dal fatto che uno degli artisti che hanno maggiore rapporto spirituale con Brancaleone è proprio Caravaggio. Brancaleone è il Caravaggio del Novecento. Che cosa ha inventato Caravaggio? Perché Caravaggio è così grande ed è capace di rinnovare la storia dell'arte rispetto a Giotto, rispetto a Piero della Francesca, rispetto a Raffaello?
La sua grandezza è aver riprodotto la realtà così com'è, anche nella sua dimensione più maligna, anche il male, anche il peccato, rappresentare l'ombra della realtà. Ecco allora le ombre di Caravaggio. Ma andando in questo modo, in che cosa egli è diverso dagli idealisti come Raffaello e come Michelangelo, che voi conoscete bene e che fanno queste cose bellissime, il Padre Eterno che dà la vita ad Adamo nella Cappella Sistina, il giudizio universale con questo potente Gesù, tutte cose che voi conoscete bene, ma che sono una realtà potentemente ideale, grandiosa. Voi andate a vedere invece Caravaggio, contadini coi piedi sporchi, donne annegate che diventano la Madonna, gente che sta nella taverna, la realtà quotidiana nella sua volgarità. D'altra parte, l'italiano di Dante, rispetto al latino, si chiama volgare, perché vuol dire la lingua parlata. La pittura di Caravaggio è volgare perché è quella della realtà quotidiana, ma è talmente precisa che, sembrerà un'eresia, ma così non la dimenticherete più, Caravaggio è l'inventore della fotografia. Passerà ancora molto prima che arrivi la fotografia, ma il primo che vuole la realtà così come la vedete, con quell'ombra lì, con queste luci, come se fosse un fotografo, è Caravaggio, 230 anni prima che nasca la fotografia. Che cosa fa Brancaleone che assomiglia a Caravaggio? Sente che un pittore moderno nel Novecento, anche volendo essere realista così come è lui, non può prescindere dalla fotografia. Questo catalogo lo mostra e tutte le sue opere più belle, pur essendo totalmente opere di pittura, nascono dalla fotografia che lui riprende di personaggi e su cui poi lavora. Allora, qual è il difetto della fotografia rispetto alla pittura, rispetto all'arte compiuta? Che la fotografia, ve ne accorgete bene quando guardate le fotografie dei vostri genitori, oppure anche le vostre di quando eravamo a scuola, quando eravamo bambini, tu le guardi, sono vecchie. Anche le fotografie più belle fanno sentire il tempo in cui sono state fatte, perché la fotografia porta con sé inevitabilmente la morte. Le fotografie di qualunque persona, tu guardi te stesso 20 anni fa, sei un altro, quello lì che vedi fotografato è morto. La fotografia ferma il tempo e dà il senso dell'atmosfera di un'epoca, gli anni 50, gli anni 60, ma quando guardi un quadro di Monet non pensi mica gli anni 70, 80 o 90 dell'Ottocento, vedi un quadro. Il quadro è sempre presente. La pittura rappresenta la vita che vive e quindi hai davanti a te una persona attuale, anche se il dipinto è del 500. Quando guardi una foto degli anni 30, la persona è degli anni 30. E allora voi prendete il nostro amico Addis, è qua con noi, ha, eccolo qua, 80 anni, 82, è vivo per fortuna nostra, ed è lo stesso, andiamo a vedere il quadro, di questo quadro qua, ragazzo con l'impermeabile. Il ragazzo con l'impermeabile, se fosse la fotografia del ragazzo con l'impermeabile, sarebbe una fotografia degli anni 40, e cioè 60 anni fa. Diventando quadro, pur partendo da un'immagine fotografica, questo ragazzo è eternamente presente, e cioè è suo contemporaneo. Mettiti in piedi vicino, sono contemporanei. È questo che è incredibile. La sua fotografia, torna indietro, la sua fotografia sarebbe lui 60 anni fa. Così sono due contemporanei. Lui è nel 2007, questo quadro è nel 2007. Viene dal, è lui, sedicenne, viene dal 1942, quando è stato dipinto, ma è nel presente. Non porta con sé
la patina del tempo che ha la fotografia. Questa è la forza dell'arte. E questa è l'intuizione di prendere la fotografia. Caravaggio aveva fatto la fotografia senza fare la fotografia, perché non c'era la fotografia. Brancaleone fa la fotografia e la trasporta nella pittura. Uccide la fotografia e fa rinascere la vita nell'arte. Questa è la sua opera, il massimo. E allora, se cominciamo a fare l'analisi di queste opere, possiamo dire, primo l'elemento caravaggesco, l'elemento fotografico, il rapporto fra la luce e l'ombra, poi l'altra cosa che fa pensare a una grande intuizione moderna è come l'idea di uno specchio dell'ambiente. Vedete che queste persone vivono in uno spazio attraversato da luci e ombre, molto geometriche anche. È come se l'autore apparentemente del 400, ma che era diventato moderno nel 1927-28, e cioè il grande pittore Piero della Francesca, fosse per lui una sorta di archetipo geometrico. Piero della Francesca fa degli spazi che hanno delle geometrie perfette, ma nessuno si era accorto di questa formidabile invenzione dello spazio prima che Roberto Longhi scrivesse un'importante monografia su Piero della Francesca. La monografia è del 1927, quando Brancaleone ha 24 anni. Quindi lui guarda questo libro di storia dell'arte come un libro di attualità e riesce a ambientare nello spazio questi spazi che sentiamo sempre alle spalle dei suoi personaggi. Eccolo, vedete? Lo sgabello che viene avanti, l'ombra che proietta questo contadino, che la posizione che ha è esattamente quella di una fotografia. La fotografia esiste, l'archivio ci consente di averla, però lui proietta questo personaggio contro una finestra, con un'ombra che va sul muro, e lo fa respirare nello spazio. Non è copiare una fotografia, perché in realtà il personaggio non sta esattamente in quello spazio, è lui che ce lo mette. Dalla fotografia deriva la posa del personaggio, lui aggiunge quella lunga ombra, quella che vedete qua dietro, che parte dal cappello, eccola qua, questa lunga ombra, e il motivo della finestra, e crea uno spazio entro cui questo personaggio si muove. Possiamo allora dire che questo pittore di Romana ha l'ambizione di rappresentare con una intuizione concettuale che non dipende né dalla storia né dall'essere lui un artista del 400 e neanche del 600, ma è come se mettesse insieme Piero della Francesca e Caravaggio, lo spazio dell'uno e il corpo dell'altro. La forza di Brancaleone è santificare il quotidiano, rendere sacra la vita di tutti i giorni, rendere eroi i personaggi della strada. Capite la grandezza? Essere forte senza aver bisogno di simboli, essere capace di far sentire la grandezza dell'umiltà, di far sentire questi personaggi, questi ragazzi, come dei personaggi storici. Poi anche talvolta il racconto della vita quotidiana di una donna in costume sardo o di due che stanno tessendo, come nel bel quadro che c'è qui nella mostra, sempre con questo tentativo riuscito di portare con la pittura il sentire tattile della stoffa, del velo, della... Guardate qua la meraviglia di queste due donne straordinarie che hanno la concentrazione nel loro lavoro che le fa sembrare due filosofi antichi. Vedete poi tutti i panni a destra, vedete il cucito, vedete la madre che guarda la figlia quasi con un sentimento religioso. C'è da un lato la penombra di desideri sessuali, dall'altro la sacralità, la religiosità della vita quotidiana.
questo quadro riesce ad essere un quadro sacro, come una pala d'altare, senza rappresentare un soggetto religioso. E allora, per quello che riguarda la mia persona, io sono l'unico non parente, l'unico non amico, l'unico che da circa un anno convive con un dipinto di Brancaleone da Romana, è proprio il dipinto che avete visto dell'amico Addis. Io arrivo a Milano nel giugno dell'anno scorso, il destino vuole con il sindaco Moratti che vogliono darmi un ufficio di rappresentanza e io non ci metto un attimo ad accettare quello che mi fanno vedere in Piazza della Scala, che è l'ufficio, non, anche se molto bello, di Sgarbi che l'ha chiesto, ma è l'ufficio dell'assessore al bilancio che è stato lì per tanto tempo ma nessuno l'ha mai frequentato perché il bilancio non ha l'immagine e quindi era un ufficio di un assessore non conosciuto. L'assessorato al bilancio viene assorbito dal sindaco per cui l'ufficio rimane libero. L'assessore precedente è morto, muore in aprile, quindi morto l'assessore, caduto l'assessorato, libero l'ufficio, però con una certa aria di sfiga, perché nelle stanze di quell'ufficio poi arriverà un consulente che viene arrestato poi per pedofilia, un altro consulente che è morto 5 giorni fa, per cui ho chiamato il prete a benedire l'ufficio perché c'era un'aria. Nel momento in cui capitano queste cose, la mia segretaria, che io trovo in ufficio appesa a una ragnatela, era rimasta soltanto lei, e allora la tengo lì perché era la segretaria dell'assessore precedente, mi dice: da quando è entrato quel quadro lì dietro in ufficio, l'assessore si è ammalato, le consiglio di toglierlo. Era un quadro di una donna bella, malata lei, di un pittore che si chiama Fontana, non il famoso pittore che fa i tagli, ma un altro Fontana. Allora, sentita la sfiga, faccio portare via il quadro. Portano via il quadro e conoscendo le mostre che avevo fatto in Sardegna e conoscendo il mio interesse per questo pittore che ho battezzato, una brava e bella direttrice dei musei prende dai depositi dove stava da più di 60 anni questo dipinto, che sta perfettamente in una specchiatura della mia stanza e sta dietro la mia scrivania. Per cui, diciamo, dal settembre scorso, dietro la mia scrivania c'è un dipinto di Brancaleone da Romana. Chiunque viene nel mio ufficio, che è molto frequentato, da premi Nobel a grandi pittori, al grande Schnabel che tutti oggi vedono, vede Brancaleone da Romana. Non ce n'è uno che non rimanga colpito e non mi chieda che cos'è. Quindi un'importanza che l'opera conquista da sola. Non ha bisogno della firma, del nome. La vostra città e il vostro pittore impongono rispetto e ammirazione. Va bene, abbiamo finito e mi pare che questo dar l'umore di Brancaleone, al di là della vita privata, della storia, che non è una grande storia, egli sta fra Sassari, Cheremule, la sua città di nascita, e poi Roma e Milano come città del successo, successo non mai raggiunto, ma sfiorato, successo di cui rimane quel quadro acquistato dai musei di Milano e di cui rimane il destino di un sardo di adozione, di un amico della Sardegna, di un deputato sardo, che è arrivato in Sardegna, che è stato eletto in Sardegna, che ha voluto dare alla Sardegna quello che poteva dare, l'intelligenza e la conoscenza per la grandezza dei suoi artisti, come io ho voluto fare con Brancaleone da Romana, restituendolo a voi e portandolo al mondo. Vittorio Sgarbi.